Salut il mondo! Buongiorno, andiamo a fare la seconda parte dell'ora. Prima di fare la seconda parte, però, andiamo a vedere, a ripassare la prima parte. Allora, abbiamo visto che per chiedere l'ora ci sono tre formule. Una si usa l'ultima per le persone che non conosciamo bene, le altre due invece sono intercambiabili e si usano sempre. Quelle ore est-il? Il est quelle heure? Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Se devo dirlo allora, c'è la possibilità che io abbia l'ora tra virgolette intera e quindi utilizzerò il est più il numero e la parola heure. Vi ricordo che pile vuol dire in punto, quindi per esempio il est 7 heures pile. Se invece avete anche dei minuti, ci sono due sistemi. Il primo è quello di dire minuti subito dopo la parola heure, nell'altro invece è di dire proprio la parola minute. Quindi sono le 12:05. Si potrà dire il è 12h05 o bien il è 12h05 minutes. Ricordatevi, se dite e poi ci va sempre la parola minute. Questo l'abbiamo visto l'altra volta. Oggi invece andiamo a dire comment dire l'heure de façon informelle, cioè come faccio a dire i famosi meno un quarto e un quarto meno 20, ok? Allora, quello che abbiamo imparato fino adesso. Se sono le 5 e un quarto di pomeriggio, si può dire che sono le 17:15. Secondo quello che avete studiato l'altra volta, si può dire il è 17h15 e questa forma è giusta. Allo stesso modo in cui è giusto dire il è 16h30 oppure il è 21h45. Quindi queste tre forme sono corrette. Qual è il problema? Che un francese per la strada non vi direbbe sono le 17:15. Tendenzialmente vi direbbe che sono le 5 e un quarto, ma è la stessa cosa che facciamo in italiano, quindi non c'è chissà che ragionamento di astrofisica dietro, eh? È uguale all'italiano. Perciò io devo dire sono le 5 e un quarto, o comunque loro vi diranno sono le 5 e un quarto. Come fate a dire sono le 5? Sempre nel modo che abbiamo visto prima, dove avete questo ile. È la stessa cosa, voi ricomincerete e direte ile 5 heures, e questo è quello che avete fatto. La parte nuova significa sapere come si dice e un quarto, ed è una scemenza perché si dice e, quindi e è uguale. Non usiamo un in francese, non si dice niente, ma si usa quarto, che è uguale all'italiano senza l'ultima lettera. Figo, eh? Quindi il è 5 heures et quart. Questo è il modo di dirlo informale. Se siete in una stazione del treno, non ci sarà mai questo modo, eh? In una stazione del treno vi direbbero le 17:15. Ma se lo state chiedendo a un passante per sapere se chiude il negozio, lui vi dirà 5 e un quarto, come si fa in Italia. Lo stesso ragionamento, 16:30 si direbbe 4 e mezza. Quindi voi dovrete dire sono 4 ore, il è 4 heures, e mezza si dice et demi. Si scrive demi e si pronuncia, e sentirete che lo dicono demi, ok? Quindi la E in mezzo praticamente non si sente per niente e demi diventa et demi. Più complicato, se sono le 21:45 vuol dire che sono le 9:45 di sera, quindi si direbbe che sono le 10 meno un quarto. E il concetto è sempre lo stesso, il è 10 heures meno si dice moins. Invece di un, i francesi usano il. Quindi lo sostituiscono, loro direbbero meno il quarto, e quarto è sempre car, che l'avevamo già visto sopra. Quindi, e quarto si dice car, e demi, ou et demi, moins le quart. Perciò facendo un riassuntino, ricordate questo le al posto di una, eh? Facendo un riassuntino. E un quarto, in francese, si dice e car. Quindi, prendo l'italiano, tolgo questo, tolgo l'ultima lettera e mi rimane quarto. Ricordo anche che non devo mettere un, quindi eca. E mezza si dice et demi, o et demi, et demi. Meno un quarto, devo ricordarmi meno, devo ricordarmi che un devo farlo diventare le, e car è sempre car. Quando lo vado a pronunciare sarà moi, moi, le car. Moins le quart, ok? Quindi, il è 2h15, le 2 e un quarto, il è 2h30, le 2 e mezza, il è
2 heures moins le quart sono le 2 meno un quarto, ou il est 3 heures moins le quart sono le 3 meno un quarto. Va bene? Basta, praticamente abbiamo finito. Ti esorto però adesso a guardare questo. Sono alcune espressioni. Allora andiamo a vedere. Il est 9 heures moins 20. Moins vuol dire meno. Quindi, questo cosa significa? Che sono le 9 meno 20. Potevate anche dire il 8h40, ma è più facile che vi venga detto il 9h20. Il 8h05, le cours commencent, sono le 8 meno 5, quindi cominciano le lezioni. Le cours sono le lezioni di scuola, ricordatelo, eh? Il 8h05, quindi questo moins lo usate con il meno 5, come in questo caso, con meno 10. Le 10h10 sono le 10 meno 10, quindi moins lo usate quando in italiano diciamo meno. Adesso invece guardate queste due che sono nelle parentesine. Il è midi e demi. Il è midi e demi. Queste due parole di solito le confondete, quindi fate molta attenzione. Oppure il è minuit dix. Allora, minuit e midi. Sono sicura che avrete intuito cosa significano, soprattutto questa, perché c'è la parola nuit che vuol dire notte, quindi questo vuol dire mezzanotte, minuit, e questo vuol dire midi, vuol dire mezzogiorno. Lo potete associare sempre a car, come abbiamo detto prima, a un quarto, oppure a meno 20, oppure a meno un quarto, oppure alla mezza, demi. Ok? Quindi le espressioni che vi dovete ricordare principalmente sono: il midi vuol dire mezzogiorno e il minuit che vuol dire è mezzanotte. A queste potete aggiungere écart, etmi, moins le quart, oppure 10, 5, eccetera, tutto quello che abbiamo visto finora. Adesso proviamo a fare degli esercizi che mettono insieme tutto. Aiuto! Allora, 10 e 10. Dovete dirmi sono le 10:10. Qua di casini grossi sulle espressioni colloquiali non ce ne sono, quindi si dirà il est 10h10. Adesso ve ne faccio un altro, vi do qualche secondo e guardate se lo sapete fare. 13:20. Avete due modi per poterlo dire. Uno è 13:20, l'altro è 1:20. Il est 13h20. Oppure il est 1h20. Vi faccio notare che heure qui non ha la S. Perché? Perché è un'ora. Allora, questo è l'unico caso in cui la parola heure non deve prendere la S quando è l'una, eh? In tutti gli altri casi invece va messa. Prossimo numero. Potete dirmi sono le 16:25 oppure le 4:25. Il est 16h25, anche il est 16h25. Il est 4h25. 20:35. Rispetto all'inglese, scusate, funziona come in italiano, cioè si dice 8:35 o 20:35. Non si tolgono 25 come in inglese, eh? Quindi è uguale all'italiano. Il est 20h35. Il est 8h35. Adesso 22:15, quindi potete dirmi sono le 22:15 oppure sono le 10:15. Il est 22:15, 10:15. Il est 10:30. 15:40, potete dirmi 15:40 oppure sono le 4:20. Il est 15:40. 4:20. Il est 4h-20. Questa è mezzanotte 40 oppure l'una meno 20. Il est minuit 40, mezzanotte 40. Se invece dovete dirmi l'una meno 20, il est 1h-20. Una cosa importante, quando avete minuit e midi, la parola heure non ci va più, eh? È l'unico caso. 9:45 oppure 10 meno un quarto. Il est 9h45. Il est 10h moins le quart. Ricordatevi le A.
Mezzogiorno e mezza, sicuramente vi piacerà dire il 10h30 perché era più facile, se no è quello che è molto simile, quindi fate sempre dei casini lì. Il midi, che vuol dire mezzogiorno, e demi e mezza. Occhio, perché sono molto simili, avete ragione, praticamente sono le stesse parole, solo che hanno le sillabe invertite, non fate pasticci. Le 2:15, il 2:15, oppure il 2:15. 6:05, oppure 17:55. Il 17:55, 6:05. Il è, pardon, mi sono sbagliato io. Il è 6:05, ok? 12:15, quindi mezzogiorno e un quarto. Il è 2:15, quindi facile. Mezzogiorno e un quarto, sarà di nuovo midi e quart. Ah bon, c'est fini, hein? Merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.